Buonasera dal Salone del Libro di Torino, oggi siamo in compagnia di Maria Vittoria, una delle autrici di Viaggi Straordinari, la raccolta di racconti. Questa raccolta di racconti che nasce da un concorso, vero Maria Vittoria? Ma pensavi di essere tra una delle vincitrici quando hai mandato? Abbiamo noi come casa editrice, abbiamo ideato questo concorso di Viaggi Straordinari nel momento in cui i viaggi non se ne potevano fare, no? E allora abbiamo aperto, diciamo così, questa volontà alle persone di raccontare o viaggi immaginari, viaggi dentro se stessi, viaggi che magari si erano fatti in passato, pensando alla possibilità di rifarli ancora. Era un po' un respirare aria nuova, voglia di bellezza ancora. Maria Vittoria, raccontaci intanto come sei venuta a sapere del concorso. Noi ci siamo appena conosciute praticamente un'ora fa, perché la meraviglia della tecnologia è anche quella, no? Che ci si può incontrare e raggiungersi anche se si è da due parti diverse dell'Italia in questo caso. Raccontaci un po' di te. Allora, intanto a me piace scrivere da un sacco di anni, ho pubblicato per diverse case editrici nel mio piccolo e quindi in realtà vi ho trovato cercando dei concorsi proprio letterari. E siccome io ho colto l'occasione perché era l'estate in cui dovevo fare un viaggio in Toscana, e allora ho detto perché non ispirarmi proprio a questo viaggio e intanto partecipare al concorso. Mi sono soffermata proprio sul titolo, Viaggi Straordinari, e ho detto cosa posso rendere speciale questo viaggio in Toscana in cui magari tutti sono stati, e mi sono fermata su tre città, che sono Firenze, Vinci e Pistoia, che tutti hanno sicuramente visitato, e mi sono soffermata sui volti stravaganti della cultura, quindi cosa di queste città rendono un po' più comico, divertente, un po' diverso dallo scontato, da quello a cui siamo sempre abituati a vedere. Ad esempio a Vinci, se io penso a Vinci, penso a Leonardo da Vinci, ovviamente, e al suo museo. Io invece di parlare del museo, ho parlato di un bar davanti al museo che mi ha fatto molto sorridere, perché siccome Leonardo da Vinci era un po' di tutto, scultore, pittore, inventore, e questo bar ha ripreso Leonardo da Vinci come se fosse parte della band di Lupin, e appunto come fosse parte di questa band di ladri alla fine, e ho voluto rendere in chiave più divertente quello che è la cultura che conosciamo un po', a cui siamo abituati, e anche ad esempio alla Galleria di Uffizi, che tutti vanno a Firenze a vederla, e ho fatto un paragone con il ritratto dei duchi di Montefeltro, che è quello che si conosce, e su dei dipinti che sono stati fatti probabilmente dagli artisti di strada per Firenze, in cui ci sono i due duchi che sott'acqua con la maschera che si guardano uno davanti all'altro. Lo scopo un po' di questa storia, al di là del comico e tutto, è, siccome sono anche insegnante, è anche quello di guardare la storia non come quella che fanno vedere sui libri o quella che soprattutto adesso nei social, ma avere sempre la curiosità di andare oltre quello che tutti sanno, oltre che quello che tutti dicono riguardante in questo caso la storia, ed è quello un po' che ho voluto fare in questo racconto. Straordinario, esatto. Quindi quando ci è arrivato questo racconto ci ha sorpreso, ci ha emozionato e ci ha detto veramente un altro punto di vista, un'altra chiave di lettura, non è il solito viaggio, ma un modo di guardare oltre. E quindi per questo sei stata scelta e per questo fai parte di questa raccolta di racconti, di cui siamo veramente fieri. Quindi se avete, che contiene racconti che non parlano solo di viaggi, di itinerari, ma anche di viaggi dentro se stessi e di viaggi verso dentro la vita, perché poi ecco, siamo viaggiatori nella vita ogni giorno, anche se non ci spostiamo di un metro, no? Siamo viaggiatori soprattutto quando leggiamo, ma questa è un'altra storia. Possiamo viaggiare e conoscere mille terre e mille volti. Io, Maria Vittoria, ti ringrazio di essere qui al Salone del Libro di Torino insieme a Gemma Edizioni, e al prossimo concorso, chissà, al prossimo romanzo, chissà. Dal Salone del Libro di Torino è tutto, grazie a Maria Vittoria e Viaggi Straordinari.